Era da veramente tanto tempo che non iniziavo una serie. Penso a Reliquia Gotica? Penso. Questa, signori miei, è l'ennesimo capolavoro di un hacker ben conosciuto, anche per il fatto che non sappia modificare la title screen. Benvenuti in Pokémon Dragonstone. Io sono Paco e presto mi sparerò. Inizio una nuova avventura e varie opzioni. Cornice sgueggosa. Questa c'ha i fiori. Questa però è rosa. Trovata. Ciao, scusa se ti ho fatto attendere. Ti trovi nel mondo dei Pokémon. Io mi chiamo Luke Skywalker. Ma per tutti sono il professor Pokémon. Questo è un Pokémon. Queste terre sono abitate da creature che chiamiamo Pokémon. Vivendo al loro fianco. Bimba invece. Ah, ha modificato solamente lo sprite di Landon e messo Gold. Va bene. Ci chiamiamo, giusto per tradizione, con questo nomignolo. Halp. Dai, Hal, rientriamo. Ricordi, oggi potrai cominciare la tua avventura. Dai, rientriamo. Sta levitando, non sta camminando. Mi dispiace, ma dovresti andare di nuovo in camera tua ad aggiustare l'orologio. Per sbaglio l'ho 4:20! Oh, Hal, Palp, vieni qua, fai presto. Guarda cosa stanno trasmettendo alla televisione. Bene, finalmente è pronta la Lega Pokémon della regione di Flau, che nome di... Beh... Dopo aver vinto tutte le medaglie, recatevi per diventare il campione. Visto? Sbaglio o non è il tuo sogno diventare campione? Ah, giusto, vai a far visita al professor Luke. Voleva consegnarti un Pokédex. Sì, però smettila di pattinare sul parquet. Non è carino. Ciao, Halp, è arrivato il tanto atteso giorno, vero? Purtroppo non ho un Pokémon da consegnarti, ma ho un Pokédex, tieni. Yeah! Per incominciare l'avventura ti serve un Pokémon. Ah, ok, grazie, però prendi un Pokédex. E le Pokéball. Wow, un Pociena sarà mio. Perfetto, vedrai, ci divertiremo insieme. Con cosa l'ho catturato? Scusa. Rosa Valle. Cioè, praticamente ha messo nei nomi delle città la parola valle, associandola a un colore. Rosa Valle, Valle Verde, Cristallopo, ho paura, Grigiopoli. Argentopoli, Nebbiopoli, questa qua è la Padania, Valle Gialla, Energigipuli, ok, Valle Bassa, questa invece è la Bassa Bresciana, Alberopoli, ah, perché prima era Forestopoli, no? E quindi Foresta Alberi, Badunz, Porto Arenipoli, Rocciopoli, Temperopoli, Orcea rimane così, Porto Silicopoli. Sì, cioè lì ci sono praticamente le persone rifatte. E poi Ultimopoli, perché in avventura Fento quella si chiamava Lastopoli. Last è ultimo. Per non ripeterlo, ha messo ultimo. Mi sto preparando per andare nel percorso 2. Non sai qua. Porca puttana! Ho come l'impressione di dover fare qualcosa prima di lasciare. Oddio. Cosa? Qui? Ah, c'è una Pokéball. Un Pokémon? Beh. Qui non c'è nessuno, lo prenderò io. What? Ah, un PC deciso però. Onesto. E allora andiamo ad allenarci prima, perché sennò ci fanno il culo conoscendo le hack di Bisharp. Oppure andiamo a guardare i cantieri come i vecchi. Tra l'altro, se avete notato, non ho ancora potuto dare un soprannome perché non c'è l'opzione di dare un soprannome. E siamo alla prossima città, Cristallopoli. E piove. La maggior parte degli allenatori vengono qui esclusivamente per battere Chorch. Anch'io. Questa casa, boh, mi ricorda qualcosa. Aspetta. Aspetta. Petalipoli? No. Affatto. Avete le Pokéball? Dimmi di sì. Grazie. Palestra Pokémon di Cristallopoli, capo palestra Chorch. Devo darvi una spiegazione, visto che è per me un nome familiare. Era un utente di Operation Acrobat, un vecchio sito che praticamente adesso è caduto in disuso da 3-4 anni. E Chorch era un utente, e Bishop, logicamente, essendo suo amico, ha voluto metterlo nel gioco per fare il lecchino. Bene. Ah, così. Ok, era revitalizzanti Max a caso. Ciao Chorch! Passiamo subito al sodo, sei qui per la medaglia, vero? Fammi vedere cosa sai fare.
Oh no, con quale potere mi attacchi però, ragazzo? Acci picchia, sei proprio forte. I miei Pokémon tipo normale non hanno potuto fare niente. Ti meriti la medaglia, tieni. La tira in faccia. E andiamo al prossimo percorso, che non so dove sia. Dov'è il prossimo percorso, scusa? Qui non posso andare? Ah, è qua sotto. Mi serve una medaglia, mi devo andare a parlare col capo palestra. Ma scusami un attimo, non ho mica ottenuto. Ma ce l'ho? Ok, devo stare calmo. Oh no, questo è il percorso sotto. Come si chiama? Ferrugipoli, ecco. Al posto delle due gemelle ci sono i due bambini. Che però sono ancora gemelle. Allora vi spiego una cosa. Quel masso è stato messo lì non a caso, per una funzione molto precisa. Ovvero, visto che il signorino Bishop non ha voglia di fare degli script, ha fatto in modo tale che noi dovessimo necessariamente parlare con George per proseguire. Quindi quel masso è lì come ostacolo per farci parlare per forza. Yeah. Ciao Halp, ci rincontriamo. Volevo farti un regalo. Sono delle scarpe da corsa. Io me ne ritorno in palestra. Che sbadato tieni. Grazie. Slowpoke però lo prendo. Vai. Yes. E lo chiamo Kushi Avon. Scusi. Ma chissà dove si sarà cacciato Halp. Ma che fortuna, ecco, di sono venuto a cercarti per dirti che... Ehi voi, consegnatemi i vostri a caso proprio. Dai, non fate troppe storie. Ah, ma che vuoi? Halp, difendimi. Chi dovrebbe difenderti? Questo moscerino, ma non farmi ridere. Oibo! Cosa ho in mano? Una palla da baseball? E come l'affronto l'arbiter? Vabbè, ho già capito. Che culo. E sono morto. Facciamo che per questo episodio è tutto? Sì? Ok. Bravi ragazzi. Lasciate un like. Anche no. Non condividetela perché è brutta questa serie. Grazie. No, veramente, fatta da Bishop, quindi non è che vi convenga tanto condividerla. Ciao.